cioè hanno fatto sapere alla popolazione che avrebbero messo un decreto. Diciamo che chi può ha cercato misure alternative. Coronavirus, chi può ha cercato di aggirare il divieto di abbandonare la zona rossa lombarda, ce lo conferma uno dei tanti padri siciliani che ieri sera con le mascherine hanno atteso il rientro dei figli nella stazione dei treni di Catania, dove alle 21.37 di domenica sera è arrivato l'unico convoglio disponibile. Non si trattava di un diretto, per beccare la coincidenza, dopo aver lasciato Milano all'alba, i ragazzi hanno dovuto raggiungere Napoli. Riepilogando, è partito da Milano. A Napoli è cambiato, penso. Ha cambiato treno e adesso arriva a Catania, sì, 21.37. Sì. Arrivare in Sicilia mentre a Milano imperversa la quarantena è stato possibile soltanto perché la fuga di notizie ha anticipato la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, avvenuta soltanto alle 13 di domenica, quando già i ragazzi erano in viaggio. Dice che c'è la zona rossa a Milano. Ma il decreto ottiene validità se viene pubblicato sulla Gazzetta, che è stato pubblicato oggi pomeriggio. Per evitare i contatti con i figli, c'è chi è arrivato con due macchine e ha predisposto una casa per l'autoisolamento. La pasta è pronta sul fornello. Durante l'arrivo non c'è stato alcun controllo, c'è da sperare solo che i siciliani si siano registrati nel database predisposto dalla regione.